Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi registro dal mio giardino, quindi se sentite qualche rumore strano, perdonatemi. E torno dopo un mese che non carico video. È un periodo un po' particolare e per caricare video voglio comunque essere tranquilla, serena e allegra. E dal momento che in questo periodo è un po' difficile la situazione un po' per tutti, il mio umore va e viene e quindi la difficoltà nel registrare i video è proprio quella di riuscire a farli con il sorriso. E quindi oggi ho pensato di prendere al volo l'occasione e registrare questa prima intro. Felix? Vabbè, sono accompagnata come sempre dai miei assistenti. In questi giorni sto colorando tantissimo, mi aiuta a rilassarmi, a rimanere serena, a stare tranquilla. E quello che voglio mostrarvi nel video di oggi è semplicemente un disegno, perché andrò a disegnare appunto il foglio dell'autocertificazione. Non vedete questa cosa come un gesto di ribellione, di protesta, di rivolta, né tantomeno come un insulto alle forze dell'ordine, perché proprio non è quello che intendevo fare, insomma, perché non è niente di tutto ciò, è semplicemente, anzi, io l'ho vista un po' come cercare di dare un sorriso, una speranza. Mi sono immaginata più volte a vedere il volto, la faccia di chi avrebbe ricevuto, insomma, la mia autocertificazione per uscire di casa e credo che la prenderebbe comunque con un sorriso e non in maniera negativa. E quindi niente, oggi vado semplicemente a disegnare e spero comunque che questo video possa in ogni caso tenervi un po' di compagnia e darvi un po' di tranquillità e di serenità. Dunque, cominciamo e come prima cosa vado a realizzare a matita dei segni leggeri che mi servirà appunto per realizzare un pochino il disegno, a fare la bozza, lo schizzo appunto del mio disegno finale. E quello che vado a realizzare sono appunto le nuvole, nuvole che poi andrò a ripassare con diversi colori che vanno dal blu all'azzurro, al viola, al rosa, insomma questi colori qui. Come dicevo prima, questo qui è il foglio dell'autorizzazione che mi dà il permesso, diciamo, di uscire di casa solo ed esclusivamente, mi raccomando, non fate i furbi per motivi strettamente necessari. Quindi se avete un'esigenza vera e importante per uscire, ed è il foglio che poi va mostrato alle forze dell'ordine nel caso vi venga richiesto. Qui appunto sto colorando adesso le nuvole, li sto realizzando un po' di sfumature in modo di dargli un po' di corpo, un po' di chiaroscuro che gli danno anche un po' di dimensionalità. Stiamo passando tutti un periodo molto difficile, quindi anche se è difficile stare a casa, e me ne rendo conto, soprattutto per chi non ha la fortuna come me, di avere un giardino. Io, come dico sempre, in questa reclusione sono una delle persone più fortunate perché il mio giardino è molto molto grande e se voglio andarmi a fare la corsetta me la vado a fare in giardino, se ho voglia di prendere il sole lo vado a fare in giardino, se ho voglia di chiacchierare con qualcuno basta che mi metto vicino al confine, alla muretta di casa mia e parlo con mia sorella, i miei nipoti e quindi questa reclusione è difficile anche per me, ma di sicuro io tra tutti quanti sono una delle persone più fortunati. E niente, a questo punto incomincio a realizzare il mio arcobaleno e vado a realizzarlo esattamente come nelle nuvole, quindi comincio a realizzare un po' la bozza utilizzando i colori dell'arcobaleno, quindi giallo, arancio, rosso, rosa, viola, verde, azzurro e blu. E anche il rosa, l'ho già detto. E vado più o meno a realizzare quelle che saranno più o meno le proporzioni dei vari colori e dopodiché incomincio anche a colorare questo arcobaleno più volte fino a realizzare le gradazioni e le sfumature che mi piacciono.
Utilizzo anche un pennarello nero per realizzare i contorni delle nuvole, per fare in modo, insomma, che siano un po' più netti e definiti. Mi servirebbe un pennarello bianco, ma in questo momento in casa non ce l'ho e quindi si fa con quello che c'è. E niente, con questo è tutto. Noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video dove ho realizzato un progettino che è appunto dedicato a questo periodo un po' così. E niente, spero di avervi fatto passare qualche minuto, in allegria. Noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!